processata per i brani di prosciutti, angolieri risaccati, la carne in scatola, le conseguenze, la conserva di cibo di carocosi così, e consumata, la carne rossa e bianca, una media settimanale di 300 grammi, è pochissimo. 300 grammi, e senza riferimento per te, questo significa essere direttive americane, fa riferimento a prosciutti, ripeto, insaccati, significa consumare la carne nel weekend. Secondo Fabio, per un'indicazione bisognerebbe consumare la carne il sabato, la domenica, per le porzioni, e in settimana sostituire queste proteine, che ci servono, con le proteine vegetali, i legumi, unite alla pasta. C'è pasta e legumi, ci fagioli, mangi, ma la pasta non da soli, ci danno la stessa quantità di amidraci, corrispondono esattamente ad una bistecca dal punto di vista nutrizionale, con, diciamo, un aspetto positivo che non sono correlati assolutamente al carbo, anzi riducono l'incidenza di un carbo costante. Ecco, questa è una notizia che veramente mi sorprende. Benissimo, dobbiamo fare molta attenzione, perché cos'è che c'è la sanità chi ha prosciutto crudo? Penso che sarà benissimo, che vi siano state approfondite nel regolamento di medicina sanitaria. Thank you.
Dicevano che era brutto invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splende un grande sole su di me. That's the sun. Questo programma è stato offerto da Pasta Riscossa, la tradizione italiana dei primi dal 1902.